Ciao a tutti, mi trovo in compagnia di Nicola Norcia di Dell Technologies. Buongiorno Nicola, siamo qui al Tech Data Channel Summit 2019. Presentati brevemente, Nicola. Sono lo specialista VMware all'interno di DLNC, quindi mi occupo di tutti i prodotti VMware. Senti Nicola, sempre più spesso sentiamo parlare, apparentemente in maniera interscambiabile, di cloud ibrido e multicloud. Questi due termini sono sinonimi. Non sarebbe più semplice spostare tutto su cloud pubblico? E infine, ha ancora senso mantenere un data center on-premises nel 2019? Non sono esattamente sinonimi. In questo momento né un'infrastruttura tradizionale on-premises né un data center completamente su cloud pubblico possono rispondere efficacemente alle esigenze di un'azienda nel 2019. Sarebbe bene avere una combinazione delle una e dell'altra cosa. Questo perché c'è un panorama di applicazioni che sta diventando molto variegato. Da una parte possiamo avere applicazioni tradizionali, monolitiche, quelle che fanno funzionare le nostre aziende, però dall'altra ci sono tutte quelle applicazioni innovative che le aziende stanno cominciando a sviluppare, che svilupperanno sempre di più e che sempre di più rappresenteranno il vantaggio competitivo per le aziende e che quindi stanno molto bene su un cloud pubblico, per definizione chiamiamo appunto applicazioni cloud native. Però il cloud pubblico rischia di diventare poi quelli che sono i nuovi silos, perché sempre più aziende stanno rivolgendosi a diversi fornitori cloud pubblici. Quindi rischiamo di avere magari dei workload, non so, su AWS, altri su Google, altri su Azure, altri su dei cloud provider locali, e questo tanti fornitori significa tante procedure diverse, differenti modalità di gestione, infrastrutture incompatibili. Quindi in questo panorama che noi chiamiamo multi-cloud, ecco, la prima cosa che vedi multi-cloud è questa coesistenza di tanti differenti cloud provider, l'ideale sarebbe poter avere un cappello di governance che in qualche modo mi permetta di governare, di gestire tutti i diversi workload che ho su diversi fornitori in cloud in una maniera uniforme. Però all'interno di questo contesto di multicloud, il cloud ibrido è un sottoinsieme, ma rappresenta una modalità più evoluta, per cui io prendo la mia infrastruttura on-premises, la quale deve essere modernizzata, resa più efficiente, e dall'altra parte l'infrastruttura in cloud, e utilizzo una base software uniforme per cui posso avere di fatto un'infrastruttura on-premises che si estende verso il cloud pubblico e dove i miei workload possono essere migrati molto efficacemente con un unico pannello di controllo. Ad esempio posso utilizzare VNC, quindi l'offerta VMware Cloud su provider pubblici, e dall'altra parte sul mio data center on-premises posso avere VMware Cloud Foundation, quindi di fatto ho lo stesso software e posso migrare i miei workload e posso utilizzare il vCenter come unico pannello di controllo dei due data center. Perfetto, grazie mille Nicola per essere stato qui con noi e arrivederci. Grazie a tutti.